E eccoci qua ragazzi in un altro episodio su Elden Ring. Riprendiamo dove ci siamo persi l'ultima volta e dove siamo stati anche sconfitti. E cominciamo subito a correre per riprendere le nostre rune e vendicarci. Una bastarda deve morire. Porca puttana, il danno che faceva era assurdo. Minchia, qualcosa di illegale, ci ha letteralmente one shottato. Quindi in quest'area non dovremmo esserci. Però a me frega un cazzo, ci sono comunque. Ah, che bello tornare qua dalla barda. Mi sento a casa. Il gigante si è un po' rincoglionito. No! Cazzo! Minchia, il danno, via. No, ce n'è un altro dietro? Ok, no, mi è sembrato e basta. Meglio così. Crepaci, stronzo! Ora corriamo che ce n'è un altro. Eh sì, ce n'è un altro solo che ha coperto la pietra, quindi anche se sparava non poteva farmi niente. Lo aggiungo in tempo? Mi sa di no. Per fortuna però non ho subito danno io. Sì, questo qua è più difficile da stunnare. Non era la parte che faceva schifo, ma è il fatto che questo c'ha le gambe tancose. Cazzo, il lato sbagliato ho preso. Corri Forrest, corri. E niente, un coglione. Su. Casca, dannato bastardo. Ok, è morto. Buono. Minchia, ora che c'hanno le gambe corazzate sono piuttosto di ammazzare. Beh, per la tizio dovremmo essere già pronti in teoria, perché c'è un sacco di difese magiche. Però penso che con un talismano del drago magico le cose possono anche migliorare. Quindi vediamo un po'. Ricapitolando, il nostro equipaggiamento aumenta anche i danni subiti. Quindi se lo togliessimo, esatto, meglio toglierlo. E rimarremo comunque col carico medio. E dobbiamo assolutamente aumentare tutte le nostre difese in qualche modo. Quindi penso che in questo caso il talismano del drago per l'accio più uno faccia il caso nostro. Certo, non aumenta la difesa fisica, però buono così. Tanto abbiamo bisogno di più che altro delle difese magiche. Anzi, forse cambia pure il cappello, va. E invece no, altrimenti diamo un incarico pesante. Allora siamo proprio precisi. Ok, andiamo così. Ovviamente sto giro poi mi buffo, perché sappiamo che questa è più potente di una boss fight. È fragile ma è potentissima sta stronza. Quindi, dove stava il fungo, scusate? Eccolo qua. Che io penso che i suoi danni siano magici. Non lo so, però penso di sì. Cioè, se no sto facendo tutta sta roba per niente. Devo rifare tutti e tre ora? Cavaliere del grande vaso. Cavaliere del grande vaso. Ma a quanto pare sono persone vere allora. Non erano solamente... Aspetta. Penso siano NPC che però utilizzano il corpo di un giocatore che si è unito a quella roba là. Cioè, giocatori veri però comandati dall'intelligenza artificiale. Per questo che alcuni sono veramente OP. O poi semplicemente sto facendo PvP e manco me ne sono accorto. Può essere anche quello. No. Minchia, tutto il danno del mondo, cioè. Se non altro però funziona, cioè subiamo un sacco di danno in meno.
Vabbè, questa abbiamo sconfitta. Comunque potentissimo quell'attacco, raga. Penso che sia stato tipo uno degli attacchi più potenti del gioco. Perché il danno magico ne fa un casino proprio. Andiamo col secondo. Che poi alla fine pure sta roba sarà inutile. Io comunque voglio provarci. Secondo me ora almeno abbiamo la certezza che sì, questi qua sono veramente intelligenza artificiale, non sono giocatori veri. Nessun giocatore si potrebbe fregare così da questi attacchi ultra pesanti. Minchia, però il danno ce l'hanno. Gli hanno tutti sta mossa di merda. Cazzo. Mi sa che dobbiamo essere ancora più tankosi. Forse dovremmo fare... Aspetta, aspetta. Magari più salute, semplicemente. Potrebbe aiutare di poco. Come cazzo li faccio fuori questi? Vedi, vi ho perso un bel po' di salute con, senza il sigillo cicatrice di Radagon. Quindi magari semplicemente il medaglione d'ambra creme si potrebbe già bastare. Oppure semplicemente aumento il peso e aumento le mie resistenze fisiche ancora di più. Tipo, così. E prendiamo guanti che hanno sia difese magiche che... No, no, no. Comunque, il più grande del danno sui danni magici, quindi sì. Meglio prendere il medaglione d'ambra cremisi e le sprechiamo una setta, l'unica a sto punto. Cioè, non è che io abbia molta scelta. Ovviamente sto giro dovrò al 100% e devo per forza vincere, se non vinco sono fottuto. Perché sto sprecando tutte le mie risorse così. Ed è una cosa stupida e inutile. Però la faccio lo stesso, yeah. Oh cazzo, mi sa che ho dimenticato di riprendere rune. Minchia, so coglione. Oh no, minchia, che dito in culo, che sono schiaccioli di merda però. Il primo almeno lo puoi stunare con due colpi perché c'ha i piedi molto fragili. Ah, non mi ero mai accorto avesse sta roba qua. Un oggetto a caso. Ok. Dai che è su Geografi. Oh, benessere. Minchia, 7200 di danno. Saliamo pure un attimo qua sopra. Io quell'oggetto non l'avevo visto prima. Per ora sì, quindi non lo posso semplicemente abbandonare. Scudo chiodato. Oh cazzo! Vai torrent! Vai torrent! Vai torrent! Anzi, utilizziamo questa roba qua come scudo. Ok, corriamo. In teoria gli arriviamo giusto sotto i piedi prima ancora che riesca a colpirci. Ah no, avevamo ripreso prima le rune. Perfetto. E infatti questi qua cambiano ogni volta. Però rimangono più o meno lo stesso loop di persona. Spesso spe. Non lo so. Più che altro c'è la cosa che mi pare molto strana. Perché il tizio di prima c'aveva la faccia che era praticamente Kratos. E non so se è una cosa che... Boh, forse è semplice... Non lo so, magari è una citazione. Sto gioco è strano, raga. Mi faccio troppe domande. Oh, cazzo. Ampolla, salvami. C'è i fulmini, ragazzo. C'è anche il sangue. Ok. Minchia, che raggio c'ha? Ma che è sta merda? Ma dai! C'è più raggio dei miei fulmini. È OP come la merda. Io non so niente, non ho visto niente, mi faccio i cazzi miei, ciao addio.
Ok, l'attacco in corsa sembra essere molto funzionale contro i bastardi. Che minchia. Tostissimi. Dai, è veloce prima che esca dal buff, è su. Sì, uso tutti quanti. Io uso attacco in corsa. Ho rotto il gioco. Sì, raga, è facilissimo. Io mi ricordo che ci stava pure un altro caso in cui basta semplicemente fare gli attacchi in corsa. Non mi ricordo quando, però non è la prima volta che succede. Non so, so cazzo. Vabbè, questo è fottuto. Aia. Minchia, era un doppio attacco. Se mi colpiva pure il secondo colpo ero morto. Ok raga, qua non possiamo sprecare le ampolle. Quindi direi di aspettare un po' di tempo fin quando mi si rigenera la salute. Anche se ci metterei troppo, minchia, non c'ho voglia perché dopo perdo il buff. Cazzo, sono costretto a fare così. Mi ho sempre dimenticato di questo buff, raga. Ora però lo sfrutterò. Che aumenta poi le difese, questa è una cosa buona. Cazzo. Questo però fa paura perché sembra essere un po'... Minchia il danno! Ok. Minchia pure l'hyper armor! Ma che danni di merda sono! Ma che cazzo di problemi ci hanno questi qua? Però c'è un lato positivo in tutto ciò, raga, che in effetti stiamo farmando rune abbastanza velocemente. Che già solo per arrivare qua ogni volta facciamo 3000 rune, poi ogni volta che ammazziamo uno di quei soldati su tipo altri 2000 o qualcosa del genere. Quindi mica male. Se continuiamo così potremmo fare un bel po' di livelli, forse. Svegliati dove cazzo stanno? Ah, eccoli. Sono persi mo... No. Vediamo un po'... Ok, questo fa paura. Però io l'affronterò. Cazzo, morirò male, morirò malissimo. Forse devi veramente cominciare ad abusare dello scudo col Perry. Non c'ho voglia. Voglio andare di attacchi pesanti, di stun, di potenza. Via, fuga, fuga. Minchia, accelera pure la merda. Allora, tua mamma fa un mestiere tanto antico quanto magico. Ok, questo c'è un'intelligenza artificiale un po' più stupida. Perché l'unica cosa che fa è... Ok, ogni tanto doggia pure. Male, però ogni tanto doggia pure. Solamente questa sta mossa che è veramente odiosa. Minchia, pure spam. Ma tua mamma è zoccola, fatelo di. Manco dico che la signora che fa un mestiere magico antico è zoccola e basta. Ah, ti odio. Sì, prendi due mani, prendi due mani sto cazzo. Coglione. Minchia, questo è il più rompicazzi di tutti. Perché andava pure a spam. Noiosissimo. Ecco, 2000 rune. Vamos così. Posso già proviamo da questo? Non lo so, può essere pure che non siano fatti da giocatori, ma siano fatti sempre dagli sviluppatori, però fatti proprio in maniera magica, cioè ci sono impegnati. Che figata. Sta roba? Ah, è un buff. Due.
No, no, no! Cazzo! Per un pelo. Ne manca solo un'ora. Chissà se il buff durerà abbastanza da permettermi di sconfiggere anche l'ultimo. Che ovviamente lo so già che tutta sta roba è inutile, cioè è impossibile che sia qualcosa. Se, secondo me solo per bellezza, per affrontare la sfida e tutto il resto. Però voglio provarci, voglio trovare un segreto. Voglio che questo bastardo mi applauda e mi dica sì, ora sei uno di noi. Perché secondo me è possibile sta cosa. Improbabile, ma possibile. È tanto possibile quanto figa. No, non devo caricare mai i colpi. Minchia. 2, 3, 4. Ok, attacco in corso in combo da 4 colpi. Non ci pensai nemmeno. Ok, per fortuna sto gemma è capitato tipo il più debole di tutti. Pochissimo raggio. Abilità deboli. Sempre a corto raggio pure. Abbiamo pure quasi molto spesso. Cosa stupida. Sì, mi è andata molto di culo. Vaso, dimmi qualcosa. Li ho battuti tutti e tre. Arsenale del grande vaso. Aspetta. Vediamo un po'. Che figata! No, quindi ne è valso la pena. Adoro ste cose. Amuleto che ricorda un enorme vaso traboccante di armi. Incrementa ampiamente il peso massimo dell'equipaggiamento. Talismano conferito dal grande vaso ai suoi guerrieri. Trasporta più possibile per diventare grande e forte. Grazie vaso, apprezzo. Minchia che figata. Ora togliamo con la roba di Radagon. Comunque figa. E anche se togli le difese percentuali aumenta quelle base, quindi contro i nemici deboli è ottimo. Tanto quelli grandi e potenti noi dobbiamo affrontare più. E dipende anche. Veramente, oh, cioè abbiamo st'arsenale. Cioè, quasi quasi. Non saprei. Potrei anche prenderlo. Oppure aumento gli HP. No, aumento di un casino il peso dell'equipaggiamento e prendo roba ultra pesante. Madonna, no, fa schifo però così. Ok, come non detto, raga. Ma sì, aumentiamo un po' gli HP massimi. C'è una delle robe più inutili del gioco, però la sfrutto. Perché siamo disperati, o forse no? Sì, direi di andare con qualcosa di semplice. Grazie, vaso! Minchia, se sei grosso. Lo posso attaccare? Però ho paura. No, raga, mi cago troppo. No, no, no. Ma possiamo guardare dentro? Dietro? Porta, o porta! E sì, a chiave! Minchia, raga, abbiamo buttato via tutto l'episodio solamente combattendo i bastardi qua. Però erano tosti in mia difesa, ok? Cioè, erano stupidi una volta che capisci come fotterli. Bastava usare l'attacco in corsa, ok? Però le loro statistiche base erano assurde. Cioè, minchia, potevano one-shottare alcuni. Alcuni facevano cagare. Ma alcuni erano potentissimi. E poi semplicemente non hanno nemmeno buffato i loro danni. Ma quella mossa là è OP di per sé. E quindi magari il gioco dice, ehi, senti, sta mossa è OP, perché non provi a trovarla e sfruttarla anche tu? E può essere. E ora che sta roba l'abbiamo fatta, direi di cercare di capire come cazzo arrivare qua di nuovo. Cioè, raga, veramente, è una faticaccia assurda. Mi sa che dobbiamo veramente prendere l'altro percorso. Oppure potrei veramente fare un'altra cosa. Perché l'ultima volta abbiamo dato un'occhiata ultra rapida solo nella zona iniziale. Però forse Blade, il lupo di sta ceppa, veramente si è mosso in quell'area, semplicemente sta poco più in profondità. Quindi facciamo così. Torno indietro, faccio un level up e esploriamo velocemente quel laghetto sotterraneo, che non si sa mai. Magari ci troviamo qualcosa. Un altro livello a fede, perfetto. Ah, e ora posso prendere di nuovo la falce, quindi posso tornare di nuovo più leggero, essere onesti. Quindi posso prendere roba più pesante. Facciamo cagare, ma va bene così, dai. E ora verso il pozzo del fiume Siofra. Perché sta roba illuminata? Ah, ci sta la candela. Ok. Qua il bacino è
funzionante, abbiamo già attivato. Ma ci sono un sacco di roba da raccogliere. I funghi disciolti. E Blade potrebbe essere qua da qualche parte. Però, nel dubbio, lo scopriremo in un prossimo episodio, perché per oggi ci fermiamo qua. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi. E noi nel dubbio ci rivediamo alla prossima. Ciao!